Gentili teleascoltatrici, gentili teleascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di RTA Sport, il programma dedicato al basket di casa nostra. Quest'oggi parleremo di Società Ginnastica Triestina e IADR. Iniziamo subito quindi con presentare l'ospite di questa prima parte, Riccardo Richter, team manager della Società Ginnastica Triestina. Ciao a tutti, buonasera. Parliamo quindi della partita di sabato scorso. Siete usciti sconfitti dal campo di Riva del Garda con il punteggio di 72 a 64. Quanto hanno influito le assenze e gli infortuni? Bah, guarda, sicuramente l'assenza di Annalisa Zacchigna, che pur essendo una classe 98, è una giocatrice molto importante per noi, anche perché a livello numerico, come lunghe, siamo limitati. Abbiamo lei, Lari Tossa e Veronica Samet, quindi ha influito sicuramente la sua assenza. Abbiamo disputato purtroppo una partita non all'altezza di quelle che erano le nostre ultime uscite. E abbiamo sbagliato molto, abbiamo iniziato male perché abbiamo di fatto regalato un quarto agli avversari, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, proprio l'approccio alla partita. Nelle fasi iniziali, Riva del Garda ne ha approfittato benissimo, direi, perché il primo quarto eravamo sotto 28-15, abbiamo preso un parziale di 13 punti e loro hanno segnato praticamente tutto, hanno tirato con l'80% da due il primo quarto, quindi percentuale Una percentuale altissima, diciamo. altissima, soprattutto per una serie femminile. Quindi così, poi ci siamo, per fortuna il secondo quarto è andato nettamente meglio, siamo riusciti addirittura a recuperare, ad essere almeno un punto, cioè a recuperare nel giro di 8 minuti e poi comunque quando insegui alla fine sei costretto a dare il doppio, se non il triplo delle energie e rischi comunque sempre di prenderti il contro break e così è stato, siamo andati all'intervallo sotto di 8 punti. Rientro in campo, sempre lei là, ce la siamo giocata ad armi pari, però alla fine l'hanno spuntata loro, devo dire anche meritatamente. Adesso vi do lettura quindi della classifica alla conclusione del girone di andata. Vede al primo posto la Delsa Rudina con 28 punti, a seguire BF Monfalcone e Fanoria San Martino con 24, poi c'è l'Interclube Muggia a quota 20, PS Montecchio e PM Società Ginnastica Triestina a 18, Ponzano e Terma Labano e Cestistica Rivana a 14 punti. Salcedo, AIB Fogliano 12, Magicas Treviso, Virtus Venezia e MT Oma a quota 10, chiudono la classifica Bolzano e Lattorio Mestrina a quota 6. Quindi per voi un quinto posto in classifica, sicuramente un bilancio positivo. Sicuramente un bilancio positivo, al di là delle aspettative, visto come eravamo descritti e come ci hanno, diciamo, definiti gli addetti ai lavori di inizio anno, però si può sempre migliorare. Abbiamo, diciamo, sprecato un paio di partite, quindi secondo me la classifica poteva essere addirittura migliore, però siamo molto contenti a livello societario proprio di come sta andando quest'annata. Ecco, tu sei arrivato quasi, diciamo, a inizio stagione, ti aspettavi un rendimento già positivo da parte della squadra? Mi aspettavo un rendimento positivo perché abbiamo un bellissimo gruppo, secondo me. Però ad essere quinti, a concludere quinti, il girone d'andata, insomma, ce ne passa, ecco. Però posso sicuramente dire di essere soddisfatto, ecco, per quello che siamo riusciti ad esprimere in questa prima parte di stagione, che, ripeto, sicuramente al di là delle aspettative. Quindi siamo molto contenti. Penso anche che idea ti sei fatto di questo campionato, vista anche, diciamo, la classifica. Io ovviamente faccio domanda a livello generale, no? Ma guarda, è un campionato bello, emozionante, perché alla fine la classifica è molto corta, togliendo Udine che magari dimostra di fare un campionato un po' a sé, perché è una squadra forte, secondo me la più forte del campionato, però tutte le altre, in qualsiasi campo vai a giocare, alla fine puoi vincere o perdere. Per determinate variabili che sono veramente quelle che fanno la differenza in una partita. Quindi è un campionato anche
interessante per sotto questo punto di vista qua, ecco. Diciamo che siete a 2 punti attualmente dalla zona playoff, fate diciamo un occhiolino in avanti oppure ovviamente l'obiettivo rimane quello di una salvezza diciamo tranquilla? Ma guarda, l'obiettivo principale deve essere, il nostro obiettivo principale deve essere la salvezza. Poi se a marzo, metà marzo, saremo ancora nelle zone alte, ovviamente l'occhio ai playoff lo daremo, ma noi dobbiamo pensare partita per partita, dobbiamo cercare di prendere più punti possibili prima possibile e conquistarci questa salvezza con largo anticipo, visto comunque quello che siamo riusciti a fare in questa prima parte di campionato, ecco. Quest'anno è stata eliminata la A3 che faceva un po' da, diciamo, fra virgolette, cuscinetto fra la A2 e la Serie B. Secondo te, il valore, è calato di questa Serie B? Ma ti dirò la verità, io sono il primo anno che seguo, diciamo, il basket femminile, cioè mi occupo, diciamo, del basket femminile in prima persona. Quindi non so darti un giudizio, diciamo, un giudizio effettivo sulla domanda che mi hai fatto, però posso dirti che questo campionato ha sicuramente un livello tecnico non elevatissimo, di conseguenza per vincere le partite c'è la necessità di mettere in campo tutte altre variabili, altre caratteristiche, altri valori per riuscire a portare a casa i punti partita per partita. Delle squadre incontrate ovviamente sino ad ora, quindi è finito il giorno di andata, ovviamente hai visto tutte, qual è quella che ti ha impressionato maggiormente sia in positivo che in negativo? Ma iniziamo con quelle negative. In negativo purtroppo non posso farti nessun nome perché, come ho detto anche in precedenza, tutte le squadre sono toste. In ogni partita devi dare il 101% se vuoi vincere la partita, se vuoi portarla a casa, perché altrimenti in questo campionato le insidie sono veramente sempre dietro l'angolo. Devi giocartela 40 minuti con tutte le squadre in ogni partita. Quella che mi ha stupito in positivo, oltre a Udine, di cui non conoscevo gli elementi, diciamo, le giocatrici, hanno questo mix di esperienza, comunque sono delle giocatrici molto valide, e, oltre a Udine, che comunque, ripeto, secondo me fa un campionato un po' a sé, mi ha stupito San Martino, perché è una squadra che gioca in velocità, con delle giocatrici tutte più o meno simili. Quindi esce una, entra un'altra, non si vede la differenza e sono tutte molto brave ed affiatate. Per chi così non lo sapesse, tu ovviamente fai all'interno della Ciociaria Triestina il ruolo di team manager. Se un po' se vuoi spiegarcelo. Sì, praticamente sono il collante tra la squadra e la società. Società che ovviamente non si occupa solo di pallacanestro, che anche altre sezioni, scherma, ginnastica, insomma, e mi occupo, insomma, di tutta la parte burocratica e organizzativa della Serie B femminile, quindi anche a livello di rapporti con i giornalisti, con i media, questo, insomma, in sintesi. Tra l'altro tu mi raccontavi prima fuori in onda che giocavi anche a basket fino a qualche anno fa, no? Sì, dai, fino a qualche anno fa mi cimentavo anch'io con questo bellissimo sport. Ho iniziato con la Libertas, poi sono passato poi verso Trieste, dove ho ottenuto anche dei discreti risultati perché abbiamo fatto un quarto posto alle finali nazionali. E dopo ho concluso, diciamo, a 18 anni la mia esperienza a livello giocato nella pallacanestro. Con la Libertas di nuovo, sono tornato alla Libertas, abbiamo vinto il campionato regionale e dopo, insomma, siccome mi reputo una persona molto competitiva e a una certa età o sei un giocatore, diciamo, sei arrivato, quindi puoi permetterti di giocare in determinate serie, oppure devi finire a giocare in determinate categorie dove ci vuole comunque un entusiasmo sopra la media, per poter andare ad allenarsi la sera, dovendo studiare, dovendo fare
dovendo lavorare, eccetera, ho preferito fare un altro sport come il calcio a 7, che comunque mi, diciamo, mi dà delle soddisfazioni, ma non è un impegno, avendo cambiato totalmente sport, che mi costringe ad essere quel competitivo che sono sempre stato, ecco. Come ti trovi meglio fra, diciamo, il basket giocato oppure, diciamo, fra virgolette, dietro una scrivania? No, mi sarei piaciuto vedere nel basket ancora giocato, diciamo, perché giocare è tutta un'altra cosa che stare ovviamente dietro. Le partite le soffri, però in campo hai quell'adrenalina, quella consapevolezza magari di poter cambiare una partita, di giocartela fino all'ultimo, ti arrivano delle emozioni che sono molto più forti di fare un ruolo dirigenziale, ecco. Torniamo a parlare adesso della prima squadra della ginnastica triestina. Il 6 gennaio ripartirà il campionato, quindi ci sarà il girone di ritorno. Giocherete la prima gara quindi in trasferta sul parquet di Abano Terme. Quali sono gli stimoli nell'affrontare questo girone di ritorno? Beh, lo stimolo principale deve essere appunto il girone d'andata che abbiamo fatto. Qui dobbiamo assolutamente tentare di confermare quanto di buono ho fatto finora e dimostrare alle inseguitrici, insomma, che noi la posizione che abbiamo ce le siamo meritate e vogliamo tenercela fino in fondo. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa prima parte di RTA Sport. Ringraziamo Riccardo Richter, team manager della Città Ginnastica Triestina. Ciao a tutti e un augurio di buone feste. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, rimanete con noi.